Benvenuti amici di Intervista al Rapper. Oggi siamo qui con una bellissima ragazza, Giada, perché come sapete noi non facciamo solo interviste ai rapper, ma intervistiamo anche chi ha talento, e ci parlerà comunque un po' del suo lavoro. Comunque lei lavora come ragazza immagine, e proprio di questo iniziamo la domanda: come è iniziato a lavorare come ragazza immagine? Allora, io faccio animazione da parecchi anni, dato che i miei hanno un impianto audio, però ho quasi sempre fatto animazione per feste di paese, per bambini. Poi a fine 2012, inizio 2013, mi ha contattato un mio amico su Facebook. Da lì ho iniziato a lavorare all'Euforia Disco Pub di Senago, e lavoravo lì tutti i giovedì. Quali sono le caratteristiche secondo te che deve avere una bella e brava ragazza immagine? Beh, secondo me una ragazza immagine deve avere come prima cosa la presenza. Poi deve essere comunque sia simpatica e umile, perché se non è umile sicuramente non si va da nessuna parte. Poi ovviamente deve comunque saper coinvolgere la gente, sapersi un attimino muovere. Non deve annoiare. Cercare di essere coinvolgente. Dai, e poi. Dai, ok. Comunque, beh, nel senso, ho visto, e comunque penso che si sappia che hai collaborato a tanti video anche di rapper famosi, e comunque anche a tante serate. Come gestire tutti questi impegni? Insomma, diciamo che non è facile, però se uno riesce a organizzarsi tutto, prendendo magari un'agenda, riuscendo comunque a segnare tutto, ci vuole impegno, ma riesce comunque sia a starci dietro. Se la cosa ti piace veramente, poi comunque sia andare avanti in questa cosa, riesci a organizzarti tutto. Riesci a gestire tutti gli impegni. Sì, esatto. Più che altro che a volte magari devi rinunciare a una cosa per comunque sia fare l'altra. Però se piace è il rischio del lavoro quando esatto. Si ha tanto. Essendo comunque, se faccio un gioco di parole, comunque una modella, nel senso, se una ragazza vorrebbe provare comunque, ti consigli di poter studiare comunque? Beh, insomma, le cose che ho detto comunque sia prima, nel senso essere sempre molto simpatiche, gentili, e non c'è bisogno di essere strafighe, top model, basta avere poche qualità, ma buone. Comunque, avendo sempre una vita sempre piena, posso immaginare che adesso, anche dopo questa intervista, i tuoi progetti futuri comunque, sia a livello di video, si può accennarsi a qualcuno, e a livello di serate comunque. Beh, sicuramente mi piacerebbe comunque andare avanti in questo lavoro e farmi conoscere piano piano, anche se devo dire che dovrei comunque sia trovarmi anche un lavoro fisso, perché comunque sia bisogna avere anche uno stipendio al mese, perché non riuscirei comunque sia andare avanti a fare solo serate, però lo terrei in ogni caso come, diciamo, secondo lavoro, perché alla fine è una mia passione, quindi mi piacerebbe in ogni caso comunque andare avanti in questa cosa. Poi, nel senso, la penultima, penultima domanda è più una curiosità: se vuoi ringraziare comunque qualcuno che ti ha aiutato a emergere? Beh, sì, io comunque sia ringrazio tutte le persone che mi sostengono ogni giorno in queste cose, e vorrei ringraziare comunque sia i miei genitori e mia sorella, perché è soprattutto grazie a loro che adesso riesco comunque sia appunto ad andare avanti in questa cosa, quindi ringrazio comunque sia tutti quanti. Vabbè, noi ti ringraziamo di questa intervista, è una bellissima ragazza. Grazie. E aspetteremo comunque i prossimi video. Un giorno poi quando diventerai famosa, magari ti ricorderai di noi. Speriamo. Lo dico sempre a tutti, c'è cioè, chi diventa famoso dalle mie interviste, chi no. Però vabbè, ricorderanno, si spera che si ricorderanno. Va bene, noi ti ringraziamo dell'intervista. Grazie a voi. Giada, per il saluto. Ciao.